ragione, sarà perché ti amo. Cosa c'entra i ricchi e poveri con la Bibbia? Allora, è uno spettacolo che si intitola La Bibbia. Non è un titolo nuovo, ma io è un titolo anzi antico. Dio, era avantissimo. Moltiplicatevi, nel senso di bombate forte, mamma, molto. Via, 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 via. E tra l'altro ho detto moltiplicatevi, non addizionatevi. Sei un del per, non del più. Quindi 3 per 1, 3, 3 per 2, 6, 3 per 3, no. Via, via, Pitagora non è granata, non tanto voi combattere. Attraverso le canzoni di tre bravissime cantanti con la regia di Daniele Sala. Quindi Dio ne ebbe compassione e cucide i vestiti con delle pelli di animali e li vestì. Tenete, prendeteli, tanto poi, prima o poi lo scamosciato torna di nuovo. Come il telefono senza fili, dopo 1500 piani, la cassuola arriva dove ci sono i bergamaschi, fa la cassuola viene di cassuola, cassuola. Non ti chiamerai più Abramo, ma Abramo. Racconto le storie della Bibbia, storie che magari uno non conosce, oppure qualcuno che magari le ha sentite, ma dette da me sono tutta un'altra cosa. La Bibbia, raccontata nel modo di Paolo Cevoli. Stasera sono secondo me sono gli angeli. Non hai capito, devi essere circonciso. Hai ragione, io devo essere più circonciso perché parlo.